parliamo sempre di cellule animali, ma guarda un po' se ti pare giusto. Le cellule vegetali sono bellissime. Ce l'hanno le cellule animali i cloroplasti? Eh? Eh? Non credo. Ciao persone e bentornati su DNA a colazione. E ecco che vi presento Batabaduntish, i cloroplasti. I cloroplasti sono organelli davvero particolari per una marea di motivi, ma comincerei col dire che una volta erano batteri. Come i mitocondri. Già ce l'hai raccontata sta storia. Pure i mitocondri, ma non è che questo rende i cloroplasti meno interessanti, anzi. Proprio come i mitocondri, i cloroplasti hanno instaurato con la cellula un rapporto di endosimbiosi. E ora non possono vivere l'uno senza l'altro. La cellula vegetale non può fare a meno dei cloroplasti e i cloroplasti non possono fare a meno della cellula stessa. Sì, proprio quello che è successo ai mitocondri. Con le cellule eucariotiche tutte, non solo le cellule vegetali. Ma un altro motivo per cui i cloroplasti sono così interessanti è perché riescono a fare una cosa che per noi è fantascienza. Riescono a prendere l'energia dal sole e trasformarla in zuccheri. Non so se conoscete il movimento dei respiriani. Ecco, se non lo conoscete non è che vi siete persi molto. Sono persone che pensano di poter imparare a prendere l'energia dal sole e che quindi non hanno più bisogno di mangiare, cioè di prendere l'energia nel modo classico in cui noi esseri umani e animali in genere prendiamo l'energia. Non siete piante, porcaccia la miseria! Ce l'hai i cloroplasti? Ce l'hai i cloroplasti? Fammeli vedere se ce l'hai i cloroplasti! Ecco, se non hai i cloroplasti non puoi convertire l'energia del sole nell'energia che serve alle cellule. Perché le cellule ragionano in termini di ATP. L'ATP è la loro moneta di scambio e l'ATP si produce a partire dagli zuccheri. E non solo da quelli, d'accordo, anche da proteine e grassi. Ma se non sai fare gli zuccheri a partire dal sole, io ti consiglio di desistere. Allora, parliamone un po' di questo processo che le piante sanno fare e noi col cavolo. La fotosintesi. No, guarda, lungi da me farvi una lezione di biochimica sulla fotosintesi, per carità, fa proprio zero. Lo vedete quel libro lì di fisiologia vegetale? Non lo potete vedere perché l'ho bruciato. Non è vero. Però ora puoi calmarti. Immagina la biochimica come un lontano ricordo. Visualizza il tuo esame di fisiologia vegetale mentre scompare lentamente nella nebbia. Ora puoi fare un lungo respiro. Però facciamo un recap generale. Nelle cellule vegetali ci sono, oltre a tutte le altre cose, questi cosini verdi che sono appunto i cloroplasti. I cloroplasti sono verdi perché contengono una molecola verde, la celeberrima clorofilla. Questa clorofilla riesce a catturare la luce solare e ci riesce anche grazie a un sistema di antenne che sta appunto anch'esso nel cloroplasto. Immaginatevi la clorofilla come al centro di una parabola, una di quelle che vi mettete sul tetto per vedervi le partite, che io non so nemmeno, si vedono ancora le partite con la parabola. E che ci fa il cloroplasto con questa luce solare, ovvero con questa energia luminosa? La usa per innescare una reazione. Prende acqua e anidride carbonica, due molecole che si possono trovare abbastanza facilmente in giro per il mondo, e le trasforma in zucchero e ossigeno. Quindi, Tom, ci fa pure un favore. L'ossigeno qui è il prodotto di scarto. Ovviamente questa reazione non esiste, cioè non c'è nessuna reazione del genere che accade nel cloroplasto. Ma ve l'ho detto che è una roba ingarbugliata, questa è la somma delle mille reazioni che accadono all'interno del cloroplasto e che non ho assolutamente voglia di riassumervi ora e che magari un giorno invece avrò voglia di semplificare. Vi ricordate il video sul mitocondrio? Ve lo ricordate? Ecco, quello peggio. Molto peggio! Fotoni che arrivano, sistemi antenna che li captano, clorofille che si eccitano e cedono elettroni! Ovviamente nel frattempo le piante respirano pure, eh? Pure loro hanno i mitocondri a cui serve ossigeno, ve l'ho già raccontata questa storia. Quindi ok, una parte di quell'ossigeno se lo ripappano loro. Quindi quello che ho detto prima sulla fotosintesi in realtà non è esatto. Le piante non è che trasformano l'energia solare in zucchero, ma usano l'energia solare per innescare la reazione che poi produrrà zucchero. E ti pare poco? Tu lo sai fare? Ecco, immaginavo. Noi questa reazione la facciamo solo al contrario, ovvero ci serve zucchero e ossigeno per sintetizzare energia, cioè ATP, e lo scarto è acqua e anidride carbonica. Mentre le piante prendono energia solare, acqua e anidride carbonica e ci sintetizzano zucchero e ossigeno. Poi appunto le piante fanno entrambe le reazioni, eh? Perché poi hanno bisogno anche loro di ricavarsi ATP. Noi tutti altri esseri viventi dipendiamo da chi fa fotosintesi. Ok, quasi tutti. Infatti noi prendiamo gli zuccheri dalle piante,
o da altri animali che li hanno presi dalle piante, o da altri animali che li hanno presi da altri animali che li hanno presi dalle piante. Senza le piante o i batteri fotosintetici, perché le piante mica sono le uniche che fanno fotosintesi, senza di loro siamo tutti messi malissimo. Va bene, abbiamo capito tutto. Grazie pianta che ci fai zucchero e ossigeno. Passiamo ai cloroplasti ora? Certo. Allora, come sono fatti i cloroplasti? Oddio. Guarda, in realtà i cloroplasti sono bellissimi, solo che troppo ingarbugliati. Lasciamo stare, va. No, è che oggi ho già fatto un sacco di cose, mo sono stanca, non è che mi posso mettere a raccontare tutta la storia. Ma scusa Fede, in realtà ormai... Guarda, facciamo così, ti linko Wikipedia qua sotto e gli dai una letta. Ma scusa, ti pare il modo? Ah, lo volevi sentire in questo video? In effetti avrei aperto il video per questo. Ah, hai aperto il video apposta. Capito. Un guaio allora. Guarda, io non è che non te lo voglio raccontare. È solo che è un casino là dentro, pieno di membrane. Prima una membrana esterna, poi una membrana interna. E pensa che all'interno di questa membrana interna ci sono ancora altre membrane, che sarebbero i tilacoidi. Qui ad esempio li hanno fatti verdi, lo vedi? E hanno fatto bene, perché è sulla membrana di questi cosini che si gioca tutto. È qui che sta la clorofilla. E sta come al centro di una grande antenna che direziona sulla clorofilla tutta la luce solare. Il bello è che all'interno di queste due membrane, all'interno della membrana interna, non è che ci sono solo i tilacoidi, qui c'è di tutto, qui c'è una mini cellula all'interno. Infatti vi dicevo che il cloroplasto una volta era un batterio fotosintetico, che poi ha trovato protezione all'interno della cellula e in cambio dona alla cellula i prodotti fotosintetici, cioè gli zuccheri, mica poca roba, eh? Quindi all'interno della membrana interna, oltre ai tilacoidi, c'è lo stroma, che è una sorta di citoplasma in cui sono immerse tutte le molecole e tutte le cose che troveremmo anche in un batterio. Il DNA, tanto per cominciare. Nei cloroplasti, infatti, c'è il DNA plastidiale. Perché si chiama plastidiale? Io l'avrei chiamato cloroplastidiale, cioè dei cloroplasti. Cloroplastidiale, invece plastidiale. Perché? Perché i cloroplasti fanno parte dei plastidi, che sono un tipo di organello che sta nella cellula, e i cloroplasti sono solo uno dei tanti plastidi. Ma che cavolo sto parlando di plastidi che devo parlare dei cloroplasti? Allora, ricominciamo. Nei cloroplasti c'è il DNA plastidiale, che codifica per alcune proteine che servono proprio per la fotosintesi. E queste proteine sono sintetizzate proprio all'interno dello stroma, cioè nel cloroplasto. Allora, di solito le proteine nella cellula mica vengono sintetizzate all'interno degli organelli, vengono sintetizzate nel citoplasma. Ok, alcune proteine vengono sintetizzate nel reticolo endoplasmatico, ma il reticolo endoplasmatico ha proprio quella funzione, quella di sintetizzare proteine che devono essere impacchettate in delle vescicole. Come fanno le proteine a essere sintetizzate all'interno del cloroplasto, se tutto l'apparato per sintetizzare le proteine sta nel citoplasma? E infatti le proteine che vengono sintetizzate nel reticolo endoplasmatico usano sempre quell'apparato che sta nel citoplasma, poi vengono sparate dentro. Ma perché? Perché? Io dico no. Sto parlando di una cosa. Perché devo parlare di un'altra cosa? Cioè perché? Ho fatto un video apposta. L'ho già fatto. Non devo parlarne adesso. E sapete qual è la cosa più bella? La cosa più bella è che io ho un copione scritto. Cioè, ho scritto quello che devo dire e dico altro. Ma devo dire questo, ce l'ho scritto. Allora, ci sono delle proteine che vengono sintetizzate proprio nello stroma del cloroplasto. Infatti nello stroma ci sono dei ribosomi, proprio come nel citoplasma. Però non sono uguali ai ribosomi del citoplasma. Infatti questi ribosomi assomigliano tanto, ma proprio tanto, ai ribosomi batterici. E grazie a cavolo, il cloroplasto era un batterio. Infatti questo è proprio uno degli indizi che ci ha portato alla teoria dell'endosimbiosi. Il bello è che mica tutte le proteine del cloroplasto vengono sintetizzate nel cloroplasto. Infatti alcune proteine vengono sintetizzate nel nucleo. Cioè, ovviamente intendevo che vengono codificate nel nucleo e sintetizzate nel citoplasma. Per una questione strana che questa volta non mi dilungherò a raccontarvi in questo video, che è la migrazione dei geni dal cloroplasto al nucleo. Ah, perché no? Un giorno ve ne parlo.
Quindi queste proteine vengono sintetizzate nel citoplasma e poi vengono trasportate all'interno dei plastidi. Oh, e io ve l'avevo detto che era ingarbugliato. Anche perché pensate che queste proteine, per entrare nel plastidio, devono attraversare due membrane! Che non è che cosa facile, perché queste membrane stanno lì anche per evitare che delle molecole le attraversino, quindi ci sono dei complessi fatti apposta per trasportare queste proteine. È ingarbugliato. Pensate che ci sono delle proteine che vengono sintetizzate un po' nel cloroplasto e un po' nel citoplasma. Mi spiego meglio. Molte proteine sono costituite da più subunità, ovvero da più catene polipeptidiche, che poi si uniscono insieme e fanno un complesso proteico. Ogni catena polipeptidica è codificata da un gene diverso, quindi può benissimo darsi che alcune di queste subunità vengano codificate dal DNA plastidiale ed altre di queste subunità vengano codificate dal DNA nucleare. Nucleare nel senso che sta nel nucleo. Lo so che quando sentite questo aggettivo pensate a... Poi le subunità che vengono sintetizzate nel cloroplasto, d'accordo, stanno già lì, devono solo aspettare che le loro cugine che vengono sintetizzate nel citoplasma entrino all'interno del cloroplasto e così finalmente si può assemblare il complesso proteico. Ad ogni modo, una di queste proteine, famosissima, è la Rubisco! Giacomo di Entropy for Life ha fatto un bellissimo video sulla Rubisco. Ve lo linko in descrizione se non l'avete visto, ma secondo me l'avete visto. Quindi il cloroplasto è fatto così. Due membrane, una esterna, una interna. E all'interno di quella interna, un'altra serie di membrane disposte in questo modo strano. Sono i tilacoidi. È qui che c'è la clorofilla. È qui che avviene la fotosintesi. E quando dico è qui che accade, non intendo all'interno dei tilacoidi. Intendo proprio qui, sopra, sulla membrana dei tilacoidi. Infatti i complessi proteici che servono a fare la fotosintesi sono proprio incastonati nella membrana dei tilacoidi. Eh sì, mi sa che devo fare più video sulle proteine. Attualmente ne ho fatto uno solo. E non vi ho mai raccontato che le proteine possono essere incastonate all'interno della membrana e possono sbucare da una parte della membrana oppure dall'altra parte della membrana oppure anche da entrambe le parti della membrana. Le famose, sì, dai. Le proteine transmembrana, cavolo! Cattiva Federica, cattiva che parli poco di proteine. Beh, nel video sui mitocondri vi avevo detto che i mitocondri sono l'organello più bello che ci sia nelle cellule animali. Secondo il mio modesto parere, che conta tantissimo in termini di quanto sono belli gli organelli, sono una dei massimi esponenti del... Comunque... Nelle cellule vegetali i cloroplasti li eguagliano. Sono indecisa, sai, forse i cloroplasti sono anche più fighi. Ovviamente poi nelle cellule vegetali ci sono anche i mitocondri, quindi hanno tutte e due. In una cellula vegetale ci sono due tipi di ex batteri che ora sono diventati endosimbionti. Prima o poi voglio parlarvi anche degli altri plastidi. Sapete che nelle cellule vegetali ci sono alcuni organelli simili ai cloroplasti, tutti colorati? Beh, ora che lo sapete, vi interessano? Basta chiacchiere, ora voglio svelarvi che i cloroplasti non stanno solo nelle piante. Sì, esatto, tutto da buttare, quello che ho detto in questo video si può cestinare perché i cloroplasti non stanno solo nelle piante, ma anche nelle alghe. Oltre alle piante fanno fotosintesi anche le alghe e i batteri fotosintetici. Però guardate un po' che strani i cloroplasti che stanno nelle cellule algali. Spero di trovare una foto perché spettacolare. C'è un unico singolo cloroplasto gigante. Attenzione, le alghe hanno cloroplasti di forma e struttura diverse fra loro. E ciò non stupisce in effetti, considerando che le alghe sono un gruppo di esseri viventi che non c'entrano un cavolo l'uno con l'altro. Anche se è evidente che non sia la strategia evolutiva migliore avere un cloroplasto gigante, perché poi nelle piante, che sono le forme più evolute, questo cloroplasto gigante non c'è più. Ad esempio, i singoli cloroplasti possono spostarsi per esporsi meglio al sole. Oppure per ripararsi dal sole quando il sole picchia duro. Sì, hai capito bene, i cloroplasti si spostano all'interno della cellula a seconda di come gli conviene. E niente ragazzi, qua vi metto un altro pezzo di questo video perché io mi sono emozionata a vederlo per montarlo. È fantastico, cloroplasti che si muovono all'interno delle cellule. Mi emoziono come la prima volta che l'ho visto. E non l'ho visto in un video, l'ho visto sotto un microscopio. Infatti se mettete delle cellule vegetali sotto il microscopio e poi all'improvviso accendete la luce
i cloroplasti si muovono. È fantastico! E sapete quanto sono piccoli questi cloroplasti? Un cloroplasto è circa 10 micrometri e un micrometro equivale a 0,00001 metri. Ma dato che sospetto che non abbiate compreso appieno le dimensioni di un cloroplasto, vi faccio presente che in un millimetro quadrato di foglia ce ne possono essere centinaia di migliaia. Centinaia di migliaia! In un millimetro quadrato di foglia, centinaia di migliaia di cloroplasti! Vi ho raccontato dei cloroplasti delle piante? Vi ho raccontato dei cloroplasti delle alghe? Non vi ho raccontato dei cloroplasti dei batteri fotosintetici? Perché nei batteri fotosintetici non ci sono cloroplasti. I batteri fotosintetici sono essi stessi precursori dei cloroplasti. Poi i batteri in generale non contengono alcun organello. Non contengono alcun organello rivestito da membrana perché appunto i batteri sono procarioti e le cellule che al loro interno hanno degli organelli invece sono gli eucarioti e mannaggia a me se non farò un video anche su questo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno offerto un caffè virtuale su Ko-fi, in particolare un abbraccio gigante ai miei ultimi supporters che sono Ivan, Matteo, Nicola e un supporters anonimo che ha firmato come Ko-fi supporters. Grazie! Non è vero, si sono aggiunti di recente anche Roberto, Nazareno, Michela e Auro. Grazie di cuore anche a voi, un abbraccio gigante. Con questo io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima!